Allora, questo è praticamente l'effetto serra. Cioè, cosa fa un uomo dentro un caravan? Cioè, questo succede quando lo spazio è molto stretto, ha bevuto un pochettino, c'è anche un gatto al suo fianco che lo sta guardando e dice: "Ma qui, ecco, Covid." Praticamente è l'effetto Covid. Tigre, cosa ne dici? Guarda qua, guarda qua. E vai. A bomba. Ecco qua cosa fa un uomo nel suo caravan, visto che lo spazio è stretto e che non può far altro che muoversi, agitato dagli effetti psichedelici delle luci che girano intorno a lui, e sembra che sia intrappolato in una rete, in una ragnatela dalla quale non può più uscire, e non capisce più da dove deve uscire, dov'è l'uscita? L'uscita! Non troviamo più l'uscita per questo maledetto, maledetto virus, che l'ha fatto diventare come un galletto in un pollaio. Fa il galletto nel pollaio. Ecco, vai, il galletto nel pollaio. Eccolo qua. Questo è l'effetto dopo vaccino. Ecco qua cosa fa un uomo nel suo caravan quando ha deciso di diventare un essere immondo, un essere in pace con il mondo, ma che poi invece ha trovato un'esistenza fatale, un'esistenza extrasensoriale. Dopo quello che ha fatto, si sente unico. Il suo DNA è cambiato e ha una specie di metamorfosi dentro il suo corpo. Ed eccolo qua. Il gatto lo guarda. Il gatto è perplesso. Il gatto non capisce più niente. Lui dice soltanto: "Ma cos'è qui? È una discoteca o è un mattatoio? Che cos'è? Siamo diventati matti, oppure lo sono sempre stati e io non lo sapevo." E questo è l'effetto serra dentro un caravan con un uomo del tutto fuori di cervello, che è mio marito, e non posso credere che ho sposato questo. Questo non so come definirlo. Dove è andato? Nel bagno! Oddio! E va! Eccolo! Eccolo qua! Sì, non ci sono mascherine! Ma quale mascherina? Copriamo proprio tutto! Tutto quanto dobbiamo coprire! Non c'è più religione! Non c'è più niente qua! Non si capisce più nulla, il mondo è andato a rotoli ed ecco che lo show continua su questi schermi. Eccoci, siamo arrivati alla fine del mondo, l'apocalisse. Lo sapevo io, l'avevo letto da qualche parte che sarebbe successo, l'avevano avvertiti tutti, l'avevano detto questo. Avevano detto: un giorno arriverà un punto che manco i gatti ci capiranno un bip. Neanche i gatti capiranno cosa sta succedendo, ma una cosa è certa: siamo arrivati alla fine del mondo.